Buonasera, do il benvenuto a tutti a questa ulteriore sessione della giornata dedicata ai nostri musei, proprio perché è la giornata internazionale dei musei promossa dalla ICOM. E in questa sessione ascolteremo molto volentieri il professor Gianfranco Natale, direttore del Museo di Anatomia Umana Filippo Civinini, che ci racconterà. Ci parlerà del tema su Dante e l'anatomia medievale, e proprio nell'anno in cui si ricorda il 700° anniversario della morte del grande poeta, e quindi ci racconterà, diciamo, la connessione tra questo grande personaggio e l'anatomia che è al centro del suo museo. E vi do già appuntamento tra circa mezz'ora e 40 minuti, invece sul successivo link che trovate in sovraimpressione, per parlare con la professoressa Alessandra Poli, direttrice del Museo invece Anatomico Veterinario, che ci parlerà della storia evolutiva del cavallo. Grazie e buon ascolto. Grazie della presentazione, buonasera a tutti e ringrazio naturalmente l'ICOM anch'io per questa iniziativa che permette di puntualizzare e focalizzare l'attenzione su questa necessità quest'anno di, come dice anche il sottotitolo, rigenerarsi e reinventarsi. Un anno molto difficile che ha visto molte attività bloccate e anche i musei ovviamente sono stati coinvolti in questo dramma pandemico e ne hanno sofferto soprattutto i piccoli musei, come per esempio i musei universitari, come quelli anatomici, che sono piuttosto piccoli e contestualizzati anche in edifici con funzione accademica. Ringrazio il Sistema Museale di Ateneo per questa organizzazione e di nuovo anche il servizio informatico che ancora una volta mi accoglie e quindi mi permette di svolgere questa funzione telematica. Dunque, come detto, questo anno prevede una riapertura, quindi un guardare al futuro e come detto anche dalla professoressa Bodei, il mio tema riguarderà appunto la figura di Dante e i suoi rapporti con l'anatomia medievale. E sono sempre convinto appunto che il museo conserva la storia e quindi ha la funzione di trasmettere e di comunicare alle generazioni future questo grosso patrimonio. Quindi sembra un paradosso guardare al futuro trattando del passato. E per questo motivo mi sono anche permesso di ritoccare un pochino la locandina dell'evento e come potete vedere ho messo proprio nel personaggio stilizzato la figura di Dante che indossa questo visore e attraverso questo illustre personaggio e questa tradizione molto nobile guardiamo appunto nel futuro e in particolare all'anatomia, considerando la disciplina interpretata dal nostro museo, appunto il Museo di Anatomia Umana Filippo Civinini. Questo rapporto, tra l'altro, fra Dante e la medicina non è un rapporto ovviamente inedito e nuovo, molti si sono già occupati appunto di questo aspetto. Io ricordo alcuni anni fa, per esempio, nel 2014, un evento, un medico all'inferno, organizzato dalla professoressa Lippi, che poi ha tradotto anche questa esperienza in un libro che appunto mette in relazione Dante con la medicina e anche con l'anatomia. Vediamo appunto qual è il quadro della disciplina anatomica nel periodo in cui è vissuto Dante. Ecco, se uno osserva e consulta alcuni manoscritti medievali appunto di quel periodo, può trovare pagine che appunto hanno a che vedere con lo studio anatomico, magari pagine infilate nel contesto di altri aspetti, per esempio teologici, filosofici o anche di giurisprudenza. E a un certo punto si incontra un incipit di questo tipo. Vedete, c'è il segno della croce, il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e poi c'è questo incipit historia incisionis, cioè la storia della dissezione, secondo la tradizione galenica. Ricordo questo personaggio che per 15 secoli ha dettato un pochino le norme dello studio medico e dell'anatomia. Bisogna aspettare il Rinascimento per una rivoluzione in questo campo. E questo incipit è interessante perché vedete alla fine ci inquadra 9 punti particolari che l'incipit appunto prospettava. Un primo quadro relativo alla descrizione delle arterie, poi un secondo quadro per le vene, poi lo scheletro, poi i nervi,
poi i muscoli, poi i genitali, poi lo stomaco, il fegato e gli organi del ventre, poi l'utero e infine il nono quadro, l'encefalo, quindi il cervello e gli occhi. Quindi la ricerca che bisognava effettuare è avere anche un riscontro iconografico sulla base di questa anticipazione di questi nove quadri. Ecco quindi che gli studi hanno permesso più facilmente di individuare le prime cinque figure anticipate dall'incipit, più facili perché riguardano il corpo umano nella sua complessità intero, con sistemi di carattere generale, appunto lo scheletro, i vasi e i nervi. E infatti questa prima serie che vedete in alto fu chiamata Fünfbildserie, questa espressione tedesca che vuol dire appunto serie delle cinque figure. E più difficile è stato individuare gli altri quattro elementi che portano a nove l'anticipazione dell'incipit, perché gli ultimi quattro elementi si riferiscono appunto ad organi che sono fondamentalmente decontestualizzati dal corpo e quindi in questi manoscritti si trovano sciolti in varie carte e non era quindi facile ricondurli a quattro quadri precisi che potessero completare la serie. Finché studi ulteriori hanno permesso effettivamente, osservando tanti manoscritti, di trovare gli ultimi quattro quadri che riportano gli organi anticipati nell'incipit della incisione, secondo Gallino, e che vedete nella parte inferiore. Tant'è vero che oggi, con un'espressione invece in inglese, si parla di Nine System Figure Series, cioè la serie delle nove figure. Quindi è stato possibile alla fine individuare questi nove quadri iconografici che rispondono alle aspettative dell'incipit della anatomia medievale. Ma andiamo a vedere poi in particolare Dante che rapporto aveva con questa disciplina. Ecco, tanto per cominciare, era un membro della Corporazione Fiorentina dei Medici e degli Speziali, quindi sicuramente era nel merito di questo argomento. Tra l'altro notiamo che membri in quel periodo di questa corporazione erano anche figure come Giotto, Paolo Uccello e Masaccio. E come è facile comprendere, nessuna di queste figure è passata alla storia per l'ambito medico e men che mai per l'anatomia, quindi compreso anche Dante, che tra l'altro vediamo raffigurato anche qui in una pittura del Palazzo del Bargello, che lo vede con un indumento, quindi con un rivestimento rosso che stava proprio a connotare l'appartenenza a questa corporazione. Questo ci dice anche che nel passato e fino a tempi relativamente recenti, fine Settecento all'inizio dell'Ottocento, le persone colte che si interessavano appunto di cultura in senso generale, si intendevano un pochino di tutto, quindi non solo della materia che, per la quale magari poi sono passate alla storia. E quindi anche Dante conosceva ovviamente gli aspetti teologici, la filosofia, conosceva ovviamente anche la medicina e tanti altri aspetti delle discipline che in quel tempo si insegnavano sotto l'ambito della cosiddetta filosofia naturale. Questo cappello che copriva un pochino tutte le conoscenze di quel periodo. E questo praticamente fin quasi alla fine del Settecento. Mi vengono in mente anche altri personaggi per i quali si possono fare collegamenti con altre discipline, per cui non è sorprendente pensare ad altri interessi da parte di figure. Mi viene in mente per esempio Galileo. Per esempio Galileo, anche lui ha studiato medicina, ma poi ha dato il meglio di sé in ambito astronomico, però faceva anche l'oroscopo, per cui insomma si interessavano di vari aspetti. Oppure penso anche per esempio a Newton, che appunto ha scritto i principi a matematica, filosofia naturale. Ancora una volta il titolo ci dice come queste discipline ricadessero nell'ambito della filosofia naturale. Però anche Newton aveva poi un ambito di interesse in ambito alchemico e, diciamo così, filosofico, che andavano in parallelo con i suoi interessi fisici e astronomici. Oppure anche a Goethe, tutti lo conosciamo come un uomo di lettere, però anch'io recentemente ho scoperto che aveva anche interessi in ambito scientifico e addirittura in senso anatomico. E lui è responsabile, tra l'altro ha curato molto lo studio dell'osso premascellare e anche della parte basilare del cranio. Quindi all'epoca ci si interessava un pochino di tutto. Solo in periodi più recenti c'è intervenuta la specializzazione che ha portato una divisione, una frammentazione del sapere, e oggi più che mai si sente il bisogno di riunire questo sapere in una conoscenza un pochino più di carattere generale.
A parte l'appartenenza alla corporazione dei medici e degli speziali, Dante, tra l'altro, aveva delle conoscenze con delle figure all'epoca importanti nell'ambito medico e anatomico, come per esempio a Bologna, dove lui era andato, aveva frequentato anche gli studi, Taddeo Alderotti e Mondino De Luzzi. Sono due figure importantissime queste. Ho messo quella freccia perché Taddeo Alderotti fu a sua volta maestro di Mondino De Luzzi, una figura fondamentale nella rivoluzione medievale dell'anatomia. E come vedete dalle date, questi personaggi erano più o meno contemporanei di Dante Alighieri, come anche per esempio Pietro d'Abano che operava a Padova e sappiamo che Dante Alighieri aveva frequentazioni di studi anche a Padova e quindi molto probabilmente aveva conosciuto queste figure. Per quanto riguarda Taddeo Alderotti, che tra l'altro aveva innovato molto la disciplina dello studio medico con il metodo delle questionis e poi della solutio finale, è sicuramente un personaggio conosciuto da Dante Alighieri perché ne vediamo una testimonianza sia nel Paradiso che nel Convivio, altra opera fondamentale di Dante. Ora, in realtà la menzione di questo Taddeo nel Paradiso non è così certa, alcuni autori non sono sicuri che facesse riferimento al Taddeo medico, ma sicuramente faceva riferimento al Taddeo medico nel Convivio perché lo chiama Taddeo ipocratista, quindi il Taddeo studioso di medicina e di anatomia. Quindi questa figura era ben conosciuta a Dante. Maestro a sua volta, Taddeo Alderotti, di Mondino De Luzzi. Mondino De Luzzi è una pietra miliare dell'anatomia medievale perché nel 300, in quel periodo, rinnova gli studi anatomici introducendo la dissezione sul cadavere umano. Fino a quel momento, secondo la tradizione galenica, si operava soprattutto sull'animale, e invece con Mondino De Luzzi c'è questa importantissima novità, però è una novità relativa. Questo studio di dissezione del corpo umano era più che altro finalizzato a precisare ed affinare le tecniche chirurgiche, ma non erano tanto rivolte effettivamente a conoscere meglio il corpo umano. Per questo bisogna aspettare ancora un paio di secoli, arrivare quindi al Rinascimento, quando appunto Vesalio effettua una rivoluzione in questi studi, Vesalio che tra l'altro ha insegnato anche qui a Pisa, e quindi abbiamo un rinnovamento radicale dello studio anatomico. E qui vediamo proprio questo modello dello studio medievale del corpo umano. Vedete il cattedratico lì sullo scranno c'è il lettore che appunto legge dei passi di Galeno e poi c'era un incisore, un settore che operava appunto la dissezione anatomica. E c'era uno stensore che poi presentava il risultato di questa dissezione agli astanti. Però notate anche che le persone presenti intorno al tavolo di dissezione sono persone fondamentalmente distratte, proprio perché si prestava ancora molta fede all'ascolto del passo galenico piuttosto che alla vista del cadavere che veniva dissezionato. Poi Dante dimostra di conoscere anche figure mediche che non sono a lui contemporanee, ma pilastri della medicina antica come Ippocrate, Galeno e Avicenna, tra l'altro quest'ultimo della tradizione medica islamica, quindi araba. E vedete che nell'inferno, nel purgatorio, nel convivio, ancora una volta si possono trovare menzionate queste figure da parte di Dante. Addirittura in un passo dell'inferno, siamo nel quarto canto, vengono nominati proprio tutte e tre queste figure. Vedete, Ippocrate, Avicenna e Galeno. Quindi sono ben conosciute da Dante queste figure. Tra l'altro, Avicenna era importante all'epoca per il famoso canone della medicina, anche quest'opera ebbe molto successo nel Medioevo, e ricordiamo che i medici islamici in quel periodo avevano anche recuperato tutta la tradizione medica, anatomica, greca e romana, che poi ritorna in Europa tradotta in latino, per cui tutto questo patrimonio viene salvato proprio grazie a loro. Tra l'altro, come vedremo fra un attimo, la medicina islamica deve aver influenzato in qualche misura anche le conoscenze mediche di Dante Alighieri. Tra l'altro, voglio farvi notare anche quest'altra figura della medicina islamica, il Bukhasis, che invece è una figura più che altro non tanto nell'ambito medico, ma nell'ambito chirurgico. E qui vediamo un manoscritto medievale con i ferri chirurgici appunto di Bukhasis. Ecco, adesso voglio esaminare alcuni termini anatomici che ho riscontrato appunto nelle opere di Dante
con riferimento specifico appunto alla disciplina anatomica. Per esempio, il termine casso, che ha il significato di gabbia toracica, l'ho visto ricorrere diverse volte nella Divina Commedia, soprattutto nell'Inferno e una volta anche nel Purgatorio. Tra l'altro, ricordiamo che la Divina Commedia è un'opera che è un excursus molto interessante e straordinario, perché parte dalla fisicità corporale dell'Inferno per arrivare alla spiritualità del paradiso, per cui i riferimenti anatomici noi li troviamo soprattutto nell'inferno, qualcosina nel paradiso e ancor meno, chiedo scusa, qualcosina nel purgatorio e ancor meno ovviamente nel paradiso. Tra l'altro l'anatomia dell'inferno è un'anatomia solo in parte normale, perché come sappiamo i corpi dell'inferno sono corpi stravolti per le punizioni, sono corpi anomali, patologici, più che altro è un bestiario medievale, più che un'anatomia umana normale. Un altro termine che ho pure ritrovato è l'omero, e qui c'è una par condicio perché ho trovato un omero nell'inferno, un omero nel purgatorio e un omero nel paradiso. E questo termine anatomico stava a significare proprio il braccio e anche a volte in senso più generale la spalla come elemento di sostegno e di supporto, come per esempio ritrovato molto più tardi, alla fine del Settecento, in Giuseppe Parini, in questa lirica per l'Implitanice, in cui vedete, ecco spiegarsi, è l'omero, dove evidentemente qui ha significato di spalla, e le braccia orgogliose. Nel convivio invece ho trovato un passo molto interessante in cui Dante, quando vuole indicare una misura precisa, cioè non meno né di più di quanto si vuole dire, fa un paio di riferimenti anatomici. In questo caso, vedete, parla dei 32 denti che ha l'uomo e non più né meno. E la stessa cosa fa riferendosi alle 5 dita che si trovano nella mano e non più né meno. Oggi sappiamo che in realtà questo numero non è così preciso, il dente del giudizio per esempio tende a non spuntare più, per cui i denti non sono più in realtà 32, qualche soggetto neanche meno, e per ragioni a volte genetiche, patologiche gravi, anche le dita della mano, non sempre, e anche del piede sono 5, a volte possono essere anche 6. Però l'anatomia classica ci dice appunto, il Dante lo sapeva bene, 32 denti nell'uomo e 5 dita nella mano. Riferimento anatomico. Qui un po' scherzosamente l'ho voluto intitolare questa immagine Anatomia direzionale, perché in questo caso Dante utilizza la mammella, quindi questo elemento anatomico, in senso direzionale per dire da che parte ci si sta dirigendo. E qui vediamo questi due versi dell'Inferno in cui vedete si dice si volse in su la destra poppa e scendemmo alla destra mammella, per indicare che si va da quel lato. E un altro elemento interessante che troviamo nell'Inferno è, l'ho messo tra virgolette, la dissezione di Maometto. Lo troviamo fra gli scismatici, questa è una vera e propria dissezione anatomica. Il corpo è dissezionato dal mento fino all'ano. C'è quindi l'apertura del colo, l'apertura del torace e l'apertura dell'addome fino alla cavità pelvica. E gli organi, come vedete, fuoriescono e pendono verso il basso. Vedete questa descrizione? Tra le gambe pendevano le minugia, cioè le budella, la corata, cioè il cuore, il triste sacco, ovvero sia lo stomaco. È una descrizione, tra l'altro, anche molto, come dire, no, poco elegante, proprio perché voleva dare un tocco ancora più triste a questa descrizione. E qui accanto vi riporto un'opera più tarda, rinascimentale, la Margherita Filosofica, dove vediamo questo corpo dissezionato, vedete, proprio secondo la tecnica che abbiamo ritrovato anche nella descrizione di Dante nell'Inferno. Cioè si va dal mento fino alla regione pubica, quindi genitale e anale. E poi veniamo anche a qualcosa di pisano, questo lo riconosciamo in Piazza dei Cavalieri, perché c'è un passo interessante che riguarda sempre l'Inferno, in cui il conte Ugolino azzanna il collo dell'arcivescovo Ruggeri, dove vedete un punto preciso del collo, laddove il cervello si congiunge con la nuca. E Dante usa questa espressione nuca con un'accezione che non è quella attuale. Oggi, quando usiamo il termine nuca, intendiamo la parte posteriore del collo e quindi usiamo questa espressione con un'accezione topografica. Ma a quel tempo l'espressione nuca aveva un significato completamente diverso. Indicava il midollo spinale che si continuava appunto con l'encefalo.
E questa eccezione è un'accezione della medicina appunto islamica. Tant'è vero che la stessa parola nuca è un termine non latino, ma è un termine arabo, nuca, appunto, e voleva significare appunto midollo spinale. Una scena analoga la troviamo sempre nell'Inferno, quando Gianni Schitti, che tra l'altro ispirò Giacomo Puccini per l'omonima opera lirica, per rimanere sempre nella cultura toscana, addenta, vedete, azzanna il collo di Capocchio, e qui l'espressione è un pochino diversa, dice in sul nodo del collo, ma anche in questo caso verosimilmente voleva indicare la nuca intesa come midollo spinale. E c'è un terzo caso in cui di nuovo si ripete questa situazione, quando il ladro Vanni Fucci viene addentato da un serpente, vedete in questo caso laddove il collo alle spalle s'annoda. Ancora una volta voleva evidentemente riferirsi al midollo spinale. Poi ci sono dei passi della Divina Commedia in cui, più che termini anatomici, abbiamo dei concetti di medicina e di fisiologia estremamente interessanti. Questo canto 25 andrebbe letto tutto in realtà, perché riguarda la generazione del corpo umano e di come l'anima si impossessa del corpo che si sta formando. E si parla anche della funzione del sangue, di come si forma il sangue, di come avviene la processazione dell'alimento, secondo la tradizione aristotelica e secondo anche la tradizione di Avicenna. Quindi l'alimento che raggiunge una prima digestione nello stomaco, poi passa nel fegato dove si trasforma in sangue. Questo sangue imperfetto poi migliora, si purifica e si trasforma nel cuore finché questo sangue raggiunge gli organi periferici dove si consuma e dà energia agli organi, ai tessuti, permettendo quindi di crescere e lo sviluppo del corpo. Ed è interessante anche il passaggio successivo dove vedete quando arriva lo sviluppo dell'encefalo, cioè del cervello, del cerebro, come lo chiama Dante, allora ecco che l'anima si unisce al corpo e completa lo sviluppo dell'organismo, che diventa quindi anche cosciente e consapevole. Guardate l'ultimo verso quando dice «se in sé rigira», cioè diventa autocosciente, consapevole di se stesso, cioè compare l'anima e la coscienza del corpo. E mi avvio alla conclusione di questa breve disanima, sempre con il Convivio, che ha un'altra opera straordinaria, perché qui c'è un lunghissimo passaggio, non l'ho riportato tutto, soprattutto il pezzo trattato, perché è veramente molto lungo, è una vera e propria trattazione dell'apparato della vista. Qui si descrivono appunto come i raggi luminosi entrano nell'occhio, come il nervo della vista trasferisce al cervello queste informazioni. Descrive anche l'apparato diottrico dell'occhio, cioè la cornea, gli umori che si trovano all'interno del bulbo oculare e di come questi trasmettono appunto la luce, e anche di come si possono creare delle illusioni visive quando questo occhio non funziona bene. Quindi ci possono essere delle aberrazioni dal punto di vista morfologico e anche dal punto di vista cromatico per quanto riguarda la vista. Questo passaggio veramente merita, vi invito a leggerlo con calma, a parte perché è molto lungo, ma è interessantissimo, è un trattato dell'apparato visivo. E non a caso accanto vi ho riportato una di quelle figure, di quelle nuove figure dell'incipit dell'anatomia che vi ho dimostrato all'inizio, cioè una delle ultime tavole che raffigurano gli organi isolati. Vedete, si tratta di una raffigurazione molto semplice in cui si vedono, eccoli qui, due bubbi oculari. Questi sono i nervi ottici che arrivano al cervello e qui vediamo al centro anche l'organo dell'olfatto e il nervo olfattivo che con lo stesso meccanismo tramite un nervo porta le informazioni verso l'encefalo. Bene, mi avvio appunto alla conclusione. Prima di salutarvi volevo raccomandare a voi anche eventualmente altri prodotti informatici che abbiamo realizzato in questo periodo a causa della pandemia, e quindi potete andare un po' sui vari canali, in particolare YouTube, dove potete trovare vari argomenti del nostro museo che riguardano per esempio gli esploratori ottocenteschi, le miscellane della Biblioteca Rumiti, la biblioteca anatomica del nostro istituto. Trovate anche una visita virtuale al museo, una bella discussione sulla storia di Andrea Vesalio e Realdo Colombo, i primi anatomisti della storia medica di Pisa, e poi anche la storia del dottor Semmelweis e quindi
è proprio il caso molto attuale questo, cioè dell'igiene da curare proprio per prevenire le infezioni. Qui accanto vedete anche la copertina di uno degli ultimi numeri della Seconda Cronaca, che tra l'altro ha fatto un'indagine sui musei pisani, e come vedete siamo finiti in copertina con un preparato di dissezione anatomica conservato nel nostro museo e che spero quanto prima possiate vedere in una visita però reale. Quindi vi ringrazio della vostra attenzione e mi permetto di dire proprio per la divina e conviviale, viste le opere che ho trattato di Dante, attenzione. Grazie ancora e buona serata. Grazie a tutti, ci vediamo nell'altra sessione subito dopo. Arrivederci. Arrivederci. Buona serata, grazie a Medieventi, grazie a Gianfranco Natale. Buona serata. Grazie a voi.